tutti, siamo questo oggi qui con Mister Biassi del Fossano Calcio. Mister, oggi 3-2 della Sanremese qui al Pochissimo, è stata una partita folle, possiamo quasi dire. Un pareggio 2-2 all'ultimo con Fogliarino, poi il 3-2 di Pellicano. Chiedo un po' che partita è stata, che match è stato e che prestazione hai visto dei tuoi ragazzi. Ma hai già detto tu, una prestazione folle, il primo tempo troppo rinunciatari, troppo timorosi. E dire che la scelta di giocare a tre a dietro e diciamo così, poi di conseguenza in fase difensiva 5 era proprio per cercare di togliere quella profondità e quella densità, fare densità in mezzo al campo per cercare di evitare di farli palleggiare nel corto e tutto quanto, visto la loro grandissima qualità tecnica. E però le cose non sono andate per il verso giusto, anche se abbiamo preso un gol. Oggi abbiamo preso dei brutti gol, tengo a precisarlo, perché non è che quando subisci ci sono dei bei gol che subisci. Dico bei gol magari perché l'avversario fa un bel gol, quindi però oggi penso che il primo gol, così, siamo stati molli sul difensore perché addirittura defilato. Spalle alla porta, difesa schierata nell'uno contro uno, non siamo stati cattivi e quindi abbiamo preso gol. 2-1 fuori tempo nelle chiusure, abbiamo preso a difesa schierata un'infilata centrale che loro sono stati bravi a dialogare perché sono bravi, inutile che stiamo lì a dire certe cose. Poi il secondo tempo è iniziata un'altra partita. È stata un'altra partita per tanti motivi. Toccati, feriti, tutto quello che vuoi, però abbiamo giocato a calcio, abbiamo fatto due spostamenti, due situazioni diverse e niente, complici anche la loro espulsione, perché sono sincero, la loro espulsione, siamo stati bravi a, diciamo così, a ribaltarla. E poi sul 2-2, quando devi gestire tutto, viene fuori tutta la tua beata gioventù che così prendi un gol in uscita di palla, se non voglio vederla bene, ma avevamo in possesso palla, probabilmente abbiamo perso la palla e loro non abbiamo fatto una marcatura preventiva su Camilli e Camilli era defilato sul fianco di Scotto e quando ti puntano quei giocatori lì che vogliono vincere e tutto quanto, che sono esperti, lo fanno da cattivi e da cattivi è stato bravo Ricatto fare la prima parata sul primo dribbling e conclusione e sulla respinta abbiamo preso il gol. Poi abbiamo avuto ancora la palla con Canistra del 3-3, però si vede che un difensore all'attacco in quel caso lì va in confusione, quindi una palla che deve stoppare e poi magari tirava alto, non lo so, però niente. Questo è un po' così. In mezzo, il secondo tempo penso di grande spessore, di grande livello. Esatto, secondo tempo vostro ottimo, primo tempo loro Sì, altrettanto sì. ottimo. L'espulsione nel primo tempo è stata gestita, diciamo, così da contenere un po' gli attacchi della Sanremese, poi nel secondo si è vista proprio la manovra in più del Fossano. Anche i cambi hanno aiutato, chiedo se l'innesto poi di Bellucci ha Sì, abbiamo aiutato la squadra. allargato Fogliarino, che probabilmente è il vero ruolo dove si trova meglio, sull'esterno, dove riesce a esprimersi con qualità, perché ha quelle grandi qualità tecniche nel muovere la palla. E ho allargato di là Koulibaly e Bellucci prima punta con Galvagno diciamo così, sottopunta e due mediani, tipo un 4-2-3-1 e siamo riusciti a sviluppare, a fare, aprire loro sugli esterni con appunto con Fogliarino, sull'esterno opposto con Koulibaly e poi dopo a buttarsi dentro sui cross, le entrate, quindi sono venute fuori quelle due belle azioni da gol, perché anche la prima lavorata bene da Fogliarino a sinistra, cioè scusa a destra, è rientrato, calciato di sinistro bene, e il secondo ha seguito, ha fatto una grande azione a destra con l'inserimento di tutta palla di Tarantino, cross, la prima occasione da far gol c'era Galvagno da 2 metri sulla respinta, ha fatto gol Fogliarino, però ripeto, così non bisogna mollare, dico sempre le solite cose, ma come ho detto l'altra volta, la squadra penso che è tutto tranne che morta, cioè la squadra è viva, io penso che una squadra ultima che prendeva sotto 2-0 al primo tempo, se si sente spacciata non fa quel tipo di partita lì.
cioè quel tipo di reazione, abbiamo corso, abbiamo lottato e tutto quanto, e quindi niente, bisogna mandare giù il groppone e tutto, quindi non parlo delle solite cose perché sennò poi anche oggi siamo riusciti sul 2-2 a prendere dei nomi che penso che sia inqualificabile per una cosa, cioè essere insultati perché un ragazzino fa gol del 2-2, penso solo a Fossano ci possa capitare, ma la metto sul ridere perché penso che poi qualche volta se leggete che becco una denuncia perché ne ho appeso uno a un albero del viale, penso che sì, che spero di non arrivare a quel punto lì, ma così oggi ripeto, quindi neanche verso, sì, poi di conseguenza quando ho risposto l'ho preso anch'io, ma penso che oggi sul 2-2 giocando in quella maniera lì, facendo quelle cose, prendersi i nomi perché un ragazzino del 2002 di 20 anni fa gol del 2-2. Questa tensione, mister, adesso non sta a me dire di chi è colpa, ma non nuoce la squadra. No, non nuoce la squadra. Dopo quello che ho visto di Fagliarino che fa gol, è molto contento, risponde, zittisce il pubblico. No, zittisce uno che insomma, cosa è successo, ecco, dal vostro punto di vista. E questa è la prova, che un ragazzo di 20 anni che lotta, che fa tutto quello che può, ma in questo campo non abbiamo mai sentito una parola, e voi siete testimoni di questo, penso che nessuno possa negare il contrario, non siamo mai stati testimoni di un dai ragazzi, forza Fossano, bravo, mai, dopo, e Fogliarino diceva quello, dopo adesso dite bravo, dopo, sempre dopo, ma uno ha bisogno quando anche le cose vanno male, io no perché ho 58 anni, ripeto, io nel calcio non dico quello che ho fatto, però sono abituato ad altre piazze, qua mi sembra di essere a Miami perché, ripeto, io ho fatto Alessandria, Casale, Pro Vercelli e così, ma sono ambienti che, cioè, in un'altra tribuna il signore vola giù perché gli altri 30 attorno che sentono dire una parolaccia pesante così a un ragazzino di 20 anni che fa gol del 2-2 vola giù dalla tribuna, qua no, qua va tutto bene. Un giorno magari mi metto in tribuna e magari finisco l'opera, la mia carriera da allenatore facendo il gesto più brutto della vita, non sarà così, è una provocazione, però oggi penso che si sia toccato, penso, il fondo, perché il ragazzino che può sbagliare, zittisce perché ne ha le palle piene, come ne hanno i ragazzini, cioè sono qua che lottano, fanno quello che possono, il problema è che secondo me certa gente non si rende conto che squadra è il Fossano, cioè il Fossano non è la Sanremese c'è quasi 1 milione di euro di bilancio, cioè noi togliamo l'ultimo zero finale, cioè qua non ci si rende conto di quello, non ci si rende conto che noi siamo una squadra catapultata in Serie D, ce lo siamo sudati, meritati, in questi 3 anni ce lo siamo sudati la riconferma, la salvezza, ma non è che qua, se pensano di venire, qua non è che giocava al Barcellona fino a 6 o 7 anni fa prima arrivassi io, qua veniva a giocare il Piscine Riva e quelle squadre lì, forse qua se le dimenticano. Adesso viene la Sanremese, il Casale, il Novara, il Prato, la Lucchese, ma qua si è persa un po' la dimensione delle cose, cioè dico, cioè, qua il Fossano è una delle poche squadre dopo il Bra in provincia e tutti quelli che hanno fatto la Serie D hanno fatto toccate fuga, cioè nel senso un anno poi boom, retrocessi, un anno, 2 anni e retrocessi. Cioè, noi lo facciamo con grande sacrificio perché fare una squadra di ragazzini giovani e anche con giovani del territorio diventa complicato fare la Serie D quando ci sono dei bilanci e dei budget che sono 5-6 volte superiori a quelli del Fossano. E qua secondo me è quello che si perde un po' la dimensione, poi secondo me c'è proprio, non si sa neanche le regole del giovane che deve uscire, che deve entrare, non sanno neanche quello, cioè non hanno l'idea di quelle cose lì, e quindi vale tutto per loro, cioè come uno pensa va a vedere il Torino e fa così, ma a Torino c'è i giocatori che prendono 1 milione di euro, qua c'è gente che prende il rimborso della benzina e c'ha 19-20 anni, quindi un attimino un po' di dimensione possiamo dare, però ripeto, quello che succede è, secondo me è folle, perché oggi si è toccato il ma cioè quello non ci sposta, i ragazzi sono svegli, sono bravi, se qualcuno qualche volta così lo riprendo e porterà le paste perché sono cose che non si deve fare, ma quello è frutto dell'esasperazione che c'è sempre di sentire i soliti commenti negativi e così, poi ripeto, Fogliarino è anche un ragazzo di 20 anni, quindi ha fatto 2 grandi gol, cioè uno gli grida, oh, gli ha gridato pezzo di merda, cioè ma no, ma come si fa?
ma adesso lo dico, ma, cioè, ma come si fa uno 70 anni viene qui e gridare pezzo di merda a un ragazzino di 20 anni? Ma cioè, già tanto che il padre non era vicino, non ha buttato giù dalla figura. Se io fossi un genitore, sento che mio figlio che viene qua per, non dico divertirsi, fare le cose, sacrifici così, sente dire una parolaccia del genere, dopo un gol del 2-2, ripeto, solo qui. Mi sarà ancora una domanda da parte mia, l'ipotesi di cui si parla attualmente, sento questa voce, un nuovo ritorno di Alfiero, è fattibile? È fattibile, noi lo vogliamo. E quindi sta lui. È probabile, allora. E siamo sempre. Anche volevamo anche Menabò, però Menabò è andato via. Cioè noi oggi Alfiero era qua a vedere la partita, il presidente gli ha parlato, gli ha detto che le porte sono aperte, lo accontentiamo in tutto e per tutto, facendo anche un enorme sacrificio. E quindi così, ma non c'è solo lui, c'è altri giocatori, non come ruolo, dico anche altri ruoli, qualcosa faremo perché la società, a differenza così, magari di molti, vuole salvarsi. Quindi lo spazio. Secondo me c'è perché è lungo e con degli innesti che da un punto di vista così ci possono dare qualcosa in più dal punto di vista di esperienza, perché noi quello che stiamo pagando oggi purtroppo è dal punto di vista dell'esperienza, perché le prestazioni sono di livello, cioè la prestazione col Bra è stata di un certo tipo, però non è che vengono qua squadre, cioè oggi non è finita 4-0 come magari un paio di anni fa o anche l'anno scorso subivamo certe situazioni, quindi bisogna tenere duro, non mollare, come ho detto sempre, il primo obiettivo è quello di andare fuori dalle prime due, quindi non sono 20 punti di distacco a 10 partite alla fine, quindi dobbiamo, il primo obiettivo è stare, non retrocedere diretti, cioè saltare nelle situazioni di play-out, e poi una volta che siamo lì vivremo una giornata. Cioè, e ricordo tutti che l'anno scorso questa società, questa squadra, cioè non questa, per la squadra, il giorno di ritorno ha fatto 29 punti, quindi adesso bisogna fare qualche punto adesso, prima possibile, prima della fine dell'andata, per cercare che poi ne bastano anche magari di meno di 29, per così. La media di play-out salvezza non è quella dell'anno scorso, che era folle, e quindi si va, si continua, sicuramente non saranno due o tre persone che ci credono dietro le parolacce a toglierci entusiasmo, forza, coraggio e tutto quanto, quindi perché ce ne sono altre 100 che poi alla fine così apprezzano. Grazie mille. Grazie.